Grazie a lei, grazie di cuore, grazie dell'accoglienza. Molto brevemente, perché mi hanno severamente briefato nel tentativo di parla poco e cerca di ascoltare più domande possibili per avere un buon dibattito con la platea. Allora cercherò di essere molto stringato. L'Italia non è più il problema dell'economia europea. Di conseguenza l'Italia non è più il problema dell'economia mondiale. L'Italia è un paese solido, stabile, in cui una straordinaria classe di imprenditori, anche piccoli e medi, non soltanto grandi, ha resistito negli anni della crisi, talvolta indipendentemente dalla politica, talvolta nonostante la politica, ma ha comunque resistito, dimostrando di poter ottenere successi significativi nel mondo, e in cui da qualche mese una nuova generazione sta cambiando. Vedremo se nel bene o nel male, ma sicuramente sta cambiando le regole del gioco e direi l'approccio della politica. Un cambiamento molecolare, un cambiamento molto profondo, un cambiamento che può essere considerato un bene o un male, lo vedremo alle prossime elezioni da parte dei cittadini, ma che è un cambiamento indubitabile e innegabile. Io credo che qualcosa di analogo avverrà anche nei settori dell'economia, del giornalismo, della cultura nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E considero con una provocazione la notizia più importante del mondo, diciamo, sociale e culturale italiano di quest'estate, il fatto che si siano individuati con un metodo nuovo direttori per i 20 musei più importanti del nostro paese. I risultati, naturalmente, dovremo verificarli nel corso degli anni. Obiettivo di questo governo è molto poco aulico: rendere questo paese più semplice e più giusto. Che detta così è di una banalità sconvolgente, ma nel capitolo più semplice ci stanno dentro le riforme, ci stanno dentro le regole del gioco. Un paese più semplice significa innanzitutto un paese capace di avere un responsabile per ciascuna cosa che accade e per ciascuna cosa che non accade. Un colpevole. Uno a cui dare meriti e torti quando le cose non vanno bene. Dall'altro, un paese più giusto sta in questa filosofia, ci arriverò tra un attimo, il tema non soltanto dei diritti o dell'organizzazione della giustizia, ma anche il tema delle tasse. Eviterei, con il vostro consenso, salvo poi ritornarci se ci saranno delle domande, di aprire una grande discussione sulla crisi economica internazionale. Vi ho seguito nella giornata di ieri, nella giornata di stamani mattina, con alcune considerazioni, alcune ricette. È molto interessante ascoltare le valutazioni sulla crisi cinese, sulla crisi dei BRICS, profondo fenomeno di trasformazione che sta vivendo la crisi in Cina, visto che quella parola ha un ideogramma che può significare tanto difficoltà quanto opportunità, no? Quindi l'espressione crisi nell'antico greco viene da crino, da osservare, da giudicare, non è necessariamente un fattore negativo, lo vedremo. Non vorrei però esplorare questo settore, se vorrete lo affronteremo sulla base di domande e risposte. Ne voglio evidenziare le condizioni macroeconomiche europee e internazionali che stanno caratterizzando anche ovviamente l'economia italiana di riflesso. Se devo dirla con una sintesi estrema, trovo che il giudizio sia molto superficiale. Cosa vuol dire che il petrolio che va giù è un fatto positivo? Il calo del petrolio per l'Italia è un'opportunità. Il crollo del petrolio è un problema, perché apre una serie di questioni geopolitiche tutt'altro che banali. Perché se il petrolio è a $70-80 è un film, se il petrolio è a $40 non soltanto è un grande problema geopolitico, ma io ho in ginocchio il distretto delle calzaturificio nelle Marche, o ho un problema enorme di magari aumento di immigrati dalla Nigeria. Soltanto per dire due esempi assolutamente banali. Dunque non voglio entrare nelle condizioni macroeconomiche, se volete lo affrontiamo dopo. Voglio offrirvi un'istantanea. Noi siamo al governo da 18 mesi.
nel primo trimestre del 2014, mettiamo quindi il punto X da quando i dati sono attribuibili al nostro governo, i numeri, assumendo come punto zero quel dato lì, i numeri che abbiamo vedono ad oggi, al trimestre appena trascorso, numeri Istat, un aumento dei posti di lavoro di 236.000 unità. L'Italia ha perso 927.000 posti di lavoro durante la crisi, quindi un recupero del 25% non è sufficiente. Però il dato di fatto dei numeri dice questo. E l'Istat ci dice che la zona dove si recuperano più posti di lavoro di tutti, lo dice l'Istat, è il Mezzogiorno. Questi sono i dati fuori dalla, diciamo, decontestualizzati, fuori dalla lettura quotidiana, settimanale, mensile. Trimestre su trimestre, primo trimestre 2014, secondo trimestre 2015. A questi si aggiunge un significativo innalzamento dei contratti di lavoro stabili, più 36%, e un crollo delle ore di cassa integrazione del meno 27%. È un'istantanea, è una foto. Questa foto però è il punto di partenza per la nostra discussione, a mio giudizio, sul lavoro. E questa discussione non può ignorare il fatto che in un anno si è fatto la riforma del mercato del lavoro e del Jobs Act, che era considerata più o meno impossibile per gli anni che vanno dal 1970, Statuto dei lavoratori, al 2014. Se io un anno fa fossi venuto, non sono venuto, colpa di Riotta, come è noto, se fossi venuto un anno fa e vi avessi detto quanti di voi credono che in un anno cambieremo le regole del gioco sul lavoro, non so quanti avrebbero con i vostri instant poll risposto positivamente. So per certo che la discussione di un anno fa era tutta sull'articolo 18. L'articolo 18 non c'è più. Che non vuol dire che questo sia un elemento di positivo o negativo. Io ho la mia valutazione, probabilmente corrisponde a quella di molti di voi, ma significa che l'Italia ha voltato pagina sul lavoro. Lo ha fatto, lo dico con rispetto, in un anno. La Germania, che su questo a mio giudizio è un modello, io più volte ho detto alla cancelliera Merkel che consideravo le riforme tedesche sotto questo profilo un punto di riferimento, la Germania ha impiegato 3 anni negli anni 2000 per fare questo tipo di riforma, la riforma del lavoro, peraltro a cavallo di 2 governi. Aggiungo che allora la Germania chiese non la flessibilità in Europa, chiese, c'è qui il ministro Tremonti che allora era il presidente di turno dell'Ecofin, chiese di superare il 3%. E l'Italia, nella sua veste di presidenza di turno, concesse questa possibilità. L'Italia ha fatto in un anno ciò che la Germania ha fatto in 3 anni, lo ha fatto nel rispetto delle regole europee senza modificare il 3%, anche rispettando persino il fiscal compact. Naturalmente, se ci fossimo arrivati 10 anni fa o 20 anni fa, sarebbe stato meglio, perché avremmo avuto la possibilità di 10 anni di maggiore competitività e di maggiore produttività. Seconda fotografia, seconda istantanea, il PIL. I dati del PIL non sono dati che ci fanno brindare. Io trovo abbastanza sorprendente che, siccome è cambiato, l'Istat ha rettificato 1,01 nel secondo trimestre, 1,01 nel primo trimestre, ci sia stato chi ha brindato. Non erano dati desolanti prima, non sono dati esaltanti oggi. Il punto però è che se guardate i dati dell'Istat sul PIL degli ultimi 20 anni, soltanto 3 volte l'Italia è stata in media con l'Europa, nel 95, nel 2000 e nel 2005. Cioè soltanto in 2 trimestri del 95, soltanto in 2 trimestri del 2000 e soltanto in 2 trimestri del 2005 la crescita del PIL italiano è stata la stessa del PIL europeo. Per tutti gli altri trimestri è stata più negativa. E questo è un problema, perché l'Italia è venuta da 50 anni di risultati straordinari, di crescita meravigliosa, il paese che è cresciuto più di tutti in Europa dopo guerra, dal 92 in poi si è bloccata e soltanto in 3 circostanze abbiamo avuto la stessa media dei nostri partner europei. Questa volta siamo tornati, in questo semestre, in questo doppio trimestre, allo stesso livello dei nostri partner europei. È come se un ciclista, dopo aver forato, dopo essere caduto,
fosse rientrato nel gruppo. Il gruppo è quello dei partner europei. Il problema è che questo gruppo cresce poco. Questo gruppo va piano rispetto a quello che dovrebbe fare. E siccome noi non vogliamo stare nel gruppo, ma vogliamo ambire alla maglia rosa o alla maglia gialla, visto che c'è il mio amico Emmanuel Macron, o ad altri tipi di maglie, noi vogliamo cioè essere leader, noi abbiamo bisogno di correre più forte. Attenzione, lo tengo soltanto en passant, non lo affronto, anche perché l'ho affrontato molto bene, con l'autorevolezza che tutti noi non soltanto gli riconosciamo, ma di cui gli siamo grati, il Presidente della Repubblica nel messaggio di questa mattina, ma c'è un grande tema, che l'Europa non può crescere semplicemente a livello economico. La discussione reale è che l'Europa deve decidere su che tipo di crescita vuole impostarsi il prossimo futuro. La mia modesta opinione è che l'Europa, se diventa soltanto una somma di tecnicismi burocratici e ragionieristici, è finita. E la questione immigrazione non è che una opportunità per l'Europa per riscoprire la propria anima e la propria idealità. L'Italia sarà tra i pochi paesi che al prossimo Consiglio europeo non dovrà far la fatica di cambiare posizione rispetto alla questione immigrazione. L'Italia sarà tra i pochi paesi che potrà dire: quando vi chiedevamo di avere un approccio comune, non era per risolvere il problema di 3 navi di migranti, ma era per affermare un'idea di Europa che valga per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. Un'Europa che sia frutto di non soltanto una visione economica e tecnica, ma una visione di ideali. Lo affronteremo, se vorrete, nelle domande. Adesso mi limito a dire che queste due istantanee, il PIL, dove noi torniamo a crescere come gli altri, ma ancora non mi basta e non ci basta, e il dato del lavoro, frutto delle riforme, frutto del Jobs Act, non solo del Jobs Act, sono dati che sono particolarmente significativi. Qualcuno dice: beh, però ci sono altri paesi che crescono di più. Vero. Ci sono altri paesi che hanno più coraggio. Vero. Fino a un certo punto. Non voglio fare esempi molto astratti. Parliamo dei due grandi totem ideologici di questo nostro anno nel dibattito mediatico nazionale. UK e Spagna. UK per le elezioni di maggio, Spagna che è in questo momento in una campagna elettorale. Sono due paesi importanti che hanno fatto riforme molto significative, che hanno avuto grande coraggio, giusto? Ma in entrambi i casi hanno una leva per aiutare la crescita che noi non abbiamo. Non abbiamo per le regole, ma non abbiamo per la scelta. Mi spiego. Per fare un taglio di tasse di circa 20 miliardi di euro, ora non so com'è il cambio della sterlina, ma il mio amico David Cameron, nella legge di stabilità dello scorso anno, quella che poi gli ha consentito di arrivare in campagna elettorale spiegando questo taglio di tasse, ha portato il deficit al 5%. Il livello di deficit della Spagna, che pure ha fatto molte riforme, riforme del lavoro, riforme del sistema bancario, che noi non abbiamo fatto, e la storia dirà se abbiamo fatto bene o meno, ma la Spagna ha fatto nel corso degli ultimi 3 anni una media di deficit intorno al 6%. Vado a memoria 6,8, 5, 7, 4 e 5% dal 2013 al 2015. Ora, a livello del tutto teorico, perché noi abbiamo un macigno che si chiama debito, che dobbiamo ovviamente affrontare, ma a livello del tutto teorico, se noi facessimo il 6% di deficit, avremo un margine più o meno di 63-64 miliardi di euro. Ve la faccio anch'io la crescita del 3%, con 64 miliardi di spazio di tasse da ridurre o di investimenti da fare. È evidente che per noi non va bene. Perché? Perché ce lo dice qualcuno dall'esterno? No! Dobbiamo smetterla con questa filosofia: qualcuno in Europa ci dice che non possiamo fare più debito. Sono i nostri figli che ci chiedono di non fare più debito. Questo è il punto chiave. Poi si può discutere quanto deve scendere la curva del debito. A mio giudizio ci vuole più flessibilità, a mio giudizio ci vuole più attenzione, ma non c'è ombra di dubbio che l'Italia dal 2016 mette la macchina in direzione opposta a quella in cui è andata negli ultimi 9 anni. Dal 2007 l'Italia è tornata alla curva del debito, a vedere l'aumento del debito sul GDP, da partire dal prossimo anno noi giriamo la macchina e torniamo con la curva del debito a scendere. È un debito molto alto, lo sappiamo, che ha tutte le caratteristiche che ricordiamo, che comunque si confronta con una ricchezza privata significativa, che ha comunque una sostenibilità di medio periodo perché il sistema pensionistico è stato rivoluzionato, tutte le cose che abbiamo sempre detto. Ma il debito deve scendere non perché ce lo chiede
un commissario europeo, la signora Merkel e il nostro collega del paese accanto, deve scendere perché ce lo chiedono i nostri figli. Quindi noi su questo saremo inflessibili sul far scendere la curva del debito. Poi discuteremo, ragioneremo, rifletteremo su quale velocità debba avere questa discesa, perché dobbiamo contemporaneamente incoraggiare l'economia. Ma non c'è ombra di dubbio che dal 2016 il debito deve scendere perché è giusto. Vado molto rapido. L'Italia è un paese coraggioso che non deve avere paura di essere globale. A mio giudizio, se c'è un limite del dibattito economico del nostro paese degli ultimi 20 anni, è aver dipinto la globalizzazione troppo spesso come un rischio. Lo è, parzialmente, come tutte le novità, ma la globalizzazione è il più grande asset che ha l'Italia di fronte a sé. Un paese come il nostro deve avere il coraggio di spalancare le proprie vedute e il proprio orizzonte al mondo, deve essere in condizione di mettersi in gioco, e se la classe politica ha il coraggio di ripensare se stessa, spenderò qualche parola sulle riforme infine di questo intervento, credo che ciò valga anche per la classe imprenditoriale economica. Il tempo dei salotti buoni è finito davvero, ed è finito per tutti. Il tempo degli amici e dei patti di sindacato deve appartenere al passato. Noi abbiamo a lungo discusso dei danni che ha fatto il sindacato. Io certo non sarò qui a fare la parte di quello che difende il sindacato, non sarei credibile, diciamo, per caratteristica personale e per esperienza di questo anno e mezzo. Ma non ci siamo domandati a sufficienza quanti danni ha fatto il patto di sindacato, oltre che il sindacato in Italia. E da questo punto di vista credo, penso, spero, che il messaggio di apertura alle novità e al mondo debba valere per tutti, non soltanto per i politici. L'Italia di domani è l'Italia di banda larga di start-up, certo, ma anche di manifattura tradizionale e di artigianato digitale, di design e di università, di capitale umano e di innovazione. È un'Italia che è orgogliosa della bellezza del proprio passato, ma che crede che il suo tempo non sia soltanto declinabile con il passato remoto. Ed è un'Italia che è già qui, più semplice, più giusta. Cosa significa? Che quando facciamo le riforme della legge elettorale, non stiamo semplicemente cambiando un meccanismo di discussione interna tra addetti ai lavori. Stiamo dicendo che chi arriva primo vince. Io non so come faranno i traduttori a spiegare questa frase. Perché l'idea che la grande riforma italiana sia fare una legge elettorale in cui chi arriva primo vince è imbarazzante anche per noi. Non era così. Abbiamo avuto 63 governi in 70 anni. Noi dobbiamo avere un governo ogni 5 anni. Chi arriva primo non può avere gli alibi. E la maggioranza è litigiosa, e c'ho i problemi esterni, e c'ho quello che mi dà noia. In una sorta di mamma mi danno noia, mamma mi danno fastidio. Campioni mondiali di alibi siamo stati in questi anni. Chi arriva primo deve avere la possibilità di rispondere a ciò per il quale i cittadini lo hanno eletto. La legge elettorale è questo. Molto semplice. Così come è molto semplice la riforma costituzionale, senza troppi giri o equilibri. È un sistema che toglie dei poteri alle regioni, perché le regioni non sempre hanno utilizzato bene il potere che hanno avuto in questi anni con il titolo quinto. È un sistema che elimina il bicameralismo paritario, cosa che da 70 anni l'Italia cerca di fare, visto che il bicameralismo paritario fu l'effetto di un impasse, non di una scelta in sede di assemblea costituente, che mette molto banalmente nella cantina delle dimenticatoio alcuni enti sostanzialmente inutili che per troppo tempo hanno avuto modo di vivere. Ogni riferimento al CNEL è assolutamente voluto e studiato, e che contemporaneamente si accompagna a una riforma, quella della pubblica amministrazione. Domani saranno qui le ministre Boschi e Madia e spiegheranno e ascolteranno e discuteranno con voi i due elementi della riforma, che cerca di dire cose molto semplici, molto semplici. Il fatto che si passi da 5 corpi di polizia a 4, carabinieri, guardia di finanza, polizia, polizia penitenziaria, corpo forestale dello Stato. Solo in Italia ce ne sono 5, negli altri paesi ce ne sono 3. Con questa riforma si va a 4. Il corpo forestale dello Stato, grandissimi professionisti, starà sostanzialmente dentro l'arma dei carabinieri, con poi alcune collaborazioni con altri, a seconda di come poi il decreto sarà scritto. Ma è una questione di settimane.
dal 1 gennaio 2016 da 5 si passa a 4. Il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza. Solo l'Italia ha il 112, il 113, il 117, il 115, che alla fine, se c'è un'emergenza, devi anche stare a riflettere su quale chiamare. Perché? Perché ciascuno di noi si è organizzato in questo modo nel corso degli anni, si è sedimentato. E allora, le riforme che semplificano, e dall'altro lato le tasse. Le tasse significa, molto banalmente, un'operazione su 5 anni, non guardatela su 1 anno, su 5 anni. La prima è l'operazione del 2014, gli 80 euro, decreto legge 66. 80 euro vale a dire 10 miliardi di euro a 10 milioni di italiani che guadagnavano meno di 1.500 euro. La stragrande maggioranza degli economisti, quindi qui dentro credo di essere ampiamente minoranza, dice che non sono serviti a niente. Io prendo Banca d'Italia che dice che il 91% di questi denari è stato speso dalle famiglie immediatamente, e prendo lo studio oggi, professor Guiso ed altri, della Bocconi, che dice che sono stati utili al rilancio dei consumi. Ciascuno di voi avrà la propria valutazione. Io so che per chi guadagna 1.200 euro, prenderne 1.280 al mese puntualmente è una cosa diversa da quello che forse qualcuno di noi immagina dall'alto del proprio cedolino dello stipendio. 2015, l'operazione sull'IRAP, costo del lavoro sganciato dall'IRAP, è un segno di serietà verso chi decide di assumere. 2016, l'operazione sulla casa, in molti storcono il naso, non è l'operazione principale, non è l'operazione più attesa, ma per quale motivo anche i ricchi devono pagarsi la casa, tutte le questioni. È ovvio che la seconda, la terza, la quarta, è giusto che ci sia un pagamento dell'abitazione, ma come sapete da 10 anni si discute di questa storia della casa. E si chiamava ICI, poi si è cambiato nome, si è rimessa, poi si è ricambiato nome. Abbiamo cambiato il nome della tassa sulla casa e abbiamo fatto diventare agli occhi dei cittadini questa una gara di acronimi, ICI, IMU e TASI, il nome TASI poi è chiaramente pensato per far arrabbiare i veneti, TASI e PAGA, che alla fine non ha alcun elemento di attenzione da parte dell'opinione pubblica, se non quello che sembra essere diventata la tassa. Colpa della politica? Colpa della politica. E quindi il prossimo anno IMU e TASI non si pagano più, compreso gli imbullonati e l'IMU agricola. Dal 2017 l'IRES, 2018 IRPEF. Accanto a questo una serie di misure più o meno discutibili, che però sono misure che sono state realizzate. A partire da quella sulle banche popolari, che è l'emblema della filosofia del basta con gli amici degli amici, che riguarda innanzitutto il sistema del credito. Ci dicevano non la farete mai, l'abbiamo fatta con decreto legge. Ci siamo presi le polemiche, ma le polemiche fanno parte della discussione della politica. Allora ho finito. Io non so se questi sono fattori esterni o fattori interni. Certo, il Parlamento è sempre lo stesso. È il Parlamento che 2 anni fa fece una figuraccia galattica con il Presidente della Repubblica, non riuscendo a eleggerlo, e poi richiamando Giorgio Napolitano, quel galantuomo di Giorgio Napolitano, e che invece lo stesso Parlamento, dopo 2 anni, ha eletto a colpo sicuro Sergio Mattarella alla guida del Paese. Il Parlamento è lo stesso in cui c'era un deputato che faceva lo sciopero della fame per la legge elettorale, oggi la legge elettorale è un dato di fatto, è il Parlamento che faceva fatica a creare un complicato meccanismo sulle riforme costituzionali basato sul 138, adesso è un Parlamento che ha la terza lettura della riforma costituzionale. Potrei proseguire a lungo. Quello che per me è fondamentale, io sono qui da 18 mesi, ne ho ancora davanti 30, non passerà giorno senza il quale non dia a chi lavora con me il senso della urgenza, della grande e bellissima sfida a cui siamo chiamati, che è quella di restituire all'Italia non soltanto l'occasione di uscire dalla crisi, ma una speranza, una passione, una credibilità, perché io lo dico con il massimo rispetto per chi di voi fa le previsioni. Il punto non è fare una previsione più o meno corretta, il punto è se la politica ha o meno una visione. Non tocca ai tecnici, non tocca agli specialisti, non tocca neanche agli economisti. Tocca alla politica essere capace di dare una direzione. Lo stiamo vedendo sull'Europa in queste ore. E se siamo in grado di raccontare un disegno credibile, una visione, una previsione, più che un dato economico, allora siamo in grado di essere noi stessi.
Se invece siamo semplicemente alla ricerca di un numerino o di un dato di fatto, discuteremo se è lo 07, lo 08, lo 09, ma perderemo il senso di quello che è l'Italia, uno scrigno di meraviglia e di bellezza che ha un grande ruolo nel mondo, alla faccia di quelli che dicono che la globalizzazione è il nostro problema. Con 800 milioni di nuovi consumatori, noi abbiamo un mondo fuori da qui che chiede più Italia. È evidente che, per come è fatto il nostro paese, ci sarà da discutere, da combattere, da litigare. Io ho passato il primo mese in campagna elettorale, mi contestavano gli amici di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, poi ho trascorso l'autunno e mi contestavano quelli della FIOM, il sindacato per il Jobs Act, poi è arrivata la primavera e mi hanno contestato gli insegnanti per la riforma della scuola, poi è arrivato l'estate e mi hanno contestato gli economisti perché l'Italia non cresceva come gli altri. E in questa lunga anno di contestazioni, con poche e rare perle di coerenza, per esempio la mia minoranza mi ha contestato sempre con invidiabile senso della coerenza di cui sono loro debitore per un senso della linearità del pensiero, in questo io so che chi fa politica deve prendersi questo applauso è per la minoranza, credo sia per la minoranza. Credo però che quello che vorrei chiedervi e dirvi è che in questo scenario noi abbiamo molto da fare, indipendentemente da quello che ciascuno di noi poi farà dopo. Ci sono 30 mesi di fronte a noi, c'è da lavorare duro, ma bisogna uscire dalla dinamica in cui l'imprenditore deve resistere, resistere, resistere. L'Italia è una miniera di opportunità e chiudo citando l'ENI, non soltanto perché c'è qui Emma, non soltanto perché è la principale azienda del paese, ma perché nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, Eni ha fatto un'importante scoperta, non l'unica, e non è nemmeno l'ultima per come ho modo di conoscere, diciamo, i dati di Eni. Ha grandi possibilità e potenzialità, però l'Eni ha fatto un'importante scoperta in Egitto. È un simbolo, a mio giudizio, di quello che può e deve fare l'Italia. Innovare, scoprire, avere grandi qualità, è nato tutto nel lead quarter di Milano, questa grande scoperta, con i sistemi tecnologici che ha Eni, ma anche contribuire alla stabilità geopolitica di quella regione e anche, perché no, fare da testa di ponte di una serie di interventi anche di altre realtà italiane che vedono nel difficilissimo panorama mediterraneo e nella straordinaria opportunità africana il luogo dei prossimi 20-30 anni. Se noi finalmente riusciremo, faccio un esempio banale, con l'operazione di spending, a semplificare le aziende partecipate sul nostro territorio, non soltanto riusciremo a evitare che i comuni abbiano le proprie realtà, come è accaduto per troppi anni, ma magari creando 2, 3, 4 gruppi importanti, 5 gruppi importanti, saremo in grado di essere leader sulle public utilities in Africa, nei paesi del sud-est asiatico, in paesi che oggi hanno dei mercati che si aprono a noi. Ecco, l'Italia però deve smettere di piangerci addosso e contemporaneamente sia i politici, che voi che non siete politici o chi da voi non è politico, deve smettere anche di pensare che questa è la patria degli alibi. Il tempo degli alibi è finito, ora tocca a noi.